In questo tutorial vedremo come creare lavori di gruppo su Classroom. Andiamo sul tasto Crea e creiamo come al solito un compito. Svolgete la ricerca su Leonardo da Vinci dividendovi le parti da scrivere. Creiamo un documento di Google. Quindi questa sarà la sezione 1. Poi molto bene. Finito questo lavoro di creazione del compito, possiamo chiudere come di consueto la scheda e selezioniamo dal menu a tendina gli studenti possono modificare il file. Adesso andiamo su tutti gli studenti e assegniamo il compito, ad esempio, a Aldo Aldi, Carlo Carli e Dario Dari. Questi tre alunni potranno visualizzare e modificare lo stesso unico documento. Quindi, per esempio, potranno mettersi d'accordo e Aldo Aldi si occuperà della sezione La vita di Leonardo, Carlo Carli si occuperà delle invenzioni e le opere, invece Dario Dari andrà a modificare i progetti non realizzati. In questo modo il gruppo completerà la ricerca lavorando in remoto su un unico documento. Ovviamente, una volta che abbiamo completato l'iscrizione degli studenti, potremo assegnare una data di scadenza, un argomento e ovviamente dovremo assegnare il compito.